Allora, Caporetto, gli austriaci la chiamano dodicesima battaglia dell'Isonzo e dal loro punto di vista hanno ragione, nel senso che sull'Isonzo, a partire dal giugno del 1915, gli italiani avevano cercato di sfondare il dispositivo austriaco con i due obiettivi strategici, uno era Trieste, che era più un obiettivo veramente politico, e l'altro era Lubiana, che invece era il vero e proprio obiettivo militare. Gli italiani avevano il difetto di attaccare sempre su tutto il fronte, quindi disperdevano molto le loro energie, però la strategia di Cadorna era l'unica strategia possibile in quella circostanza. Ricordo che Cadorna diventa capo di Stato Maggiore dell'Esercito alla morte di Pollio alla fine di luglio del 1914 e quindi sostanzialmente si trova in mano un esercito che non aveva come dire, la sua impronta. Oltretutto Cadorna aveva 65 anni, era all'orlo della pensione, pensava anzi di andare in pensione. Si ritrova con questo esercito poco organizzato e soprattutto impostato per una guerra contro la Francia, perché noi dal 1882 eravamo alleati dell'Austria e della Germania e conseguentemente guardavamo la Francia come a potenziale nemico. Dall'altra parte. Quindi, praticamente. Proprio... Sì, esattamente, un completo ribaltamento anche proprio da un punto di vista logistico. Detto questo, Cadorna ha fatto quel che poteva fare, certamente non era un fulmine di guerra, però strategicamente ha fatto quello. La sua strategia alla fine stava riuscendo, perché dopo la battaglia da Bainsizza, cioè l'undicesima battaglia dell'Isonzo, Borojevic con la sua armata, Borojevic era il comandante dell'Isonzo, cioè sostanzialmente l'avversario di Cadorna, si è trovato con le spalle al muro. A quel punto una dodicesima battaglia dell'Isonzo italiana avrebbe probabilmente portato al collasso delle truppe austro-ungariche e avrebbe aperto la strada per Lubiana e per quella guerra di movimento che fin dal maggio del 1915 era nei progetti di Cadorna. Il crollo dell'esercito russo dopo l'offensiva del luglio del 1917 aveva liberato molte truppe, molti mezzi e materiali dal fronte orientale, questo ha permesso di creare la 14ª armata, cioè di creare questa massa d'assalto di quasi 350.000 uomini, collocarla sul fronte di Tolmino e dare una spallata poderosa agli italiani. Questa offensiva aveva l'obiettivo finale di ributtare gli italiani ai loro punti di partenza. Questo avrebbe dovuto scatenare nell'esercito italiano, che già era logorato, scioperi interni, stanchezza della guerra, logoramento naturale delle truppe, avrebbe dovuto portare a un collasso e l'Italia avrebbe dovuto chiedere una pace separata. Questa era l'idea che generale. Esattamente. Però ecco, diciamo, la prima cosa che mi viene in mente è che noi, in qualche modo, pur con un dispendio di vite enorme, abbiamo portato l'Austro-Ungheria a prendere questa decisione di fare questa offensiva. Cioè, o facevano questa offensiva, sì, oppure era finita lì. Era l'ultima, veramente l'extrema ratio. Ecco. Sicuramente. Da un punto di vista strategico Cadorna aveva operato in una maniera ineccepibile, era dal punto di vista tattico che Cadorna era debole, cioè l'idea dell'attacco frontale, insomma scriveva anche delle robe demenziali, se si vuole prendere una mitragliatrice basta mettere in campo più uomini dei colpi che questa spara, cioè delle cose così, insomma. Ma strategicamente aveva ragione lui e infatti Borojevic continuava a scrivere sia a Baden che a Vienna dicendo datemi soldati perché guardate che qua siamo veramente alle strette, per cui insomma anche sulla figura di Cadorna bisognerebbe un po' riflettere. Io non sono certamente un cadorniano, però Cadorna non era nemmeno quel cane assoluto che viene facilmente insomma rappresentato, soprattutto non nella storiografia accademica, ma nel parlare comune pare che Cadorna fosse un perfetto deficiente. Marco, ti posso fare una domanda? Perché ti ho sentito anche parlare di cinema nei tuoi interventi. Questa è una domanda che mi è venuta in mente adesso. Sì, sì, quanto sì. Ha contribuito anche il cinema in questo? Ti parlo di un film su tutti. Oddio. Uomini contro, tratto dal libro Un anno sull'altopiano di Emilio Lussu. Quanto ha contribuito quel film, Marco? Beh, guarda, dunque, quel film nasce in un contesto politico ben preciso. Già Un anno sull'altipiano di Lussu nasce in un contesto politico ben preciso perché viene scritto alla fine degli anni 30 da un antifascista in esilio che vuole portare avanti la sua teoria politica, che è quella del fascismo come figlio di un'Italia guerrafondaia, demenziale.
insomma, in sostanza, rappresentando le vicende della Brigata Sassari, ecco, Lussu voleva fare una specie di metafora di quello che era l'Italia in quel momento lì. Quindi già il libro, che è un bellissimo libro, intendiamoci, però insomma va preso un po' con le pinze. Il film di Rosi è un film è imbarazzante, insomma, rappresenta i comandanti italiani come un branco di sadici assetati di sangue. Allora, anche solo statisticamente, voglio dire, su centinaia di generali qualcuno normale ci sarà pur stato. Qualcuno, insomma, se no... Il film è un film politico, va preso come film politico. Né così più, come, né non meno. So, torneranno i prati del mio compatriota, come si chiama quello dell'albero? Olmi. L'ho rimosso, torneranno i prati. È imbarazzante come film ambientato nella guerra. Sono dei film che usano la guerra e certi luoghi comuni della guerra per parlare di altro. Poi io non mi intendo di cinema, per cui non sto a dire che è un brutto film, però insomma con la guerra non c'entrano niente, insomma è bellissimo ma non è la guerra. Diciamo che si sono allineati a quella che è l'idea comune dell'esercito italiano della prima guerra mondiale, ecco qua. E poi tra l'altro c'è un'altra cosa su cui tu punti molto, questa famosa rotta, questa famosa ritirata descritta come un esercito completamente allo sbando, e lì ti ho sentito dire, signori, no, anche quella è anche questa, perché una se no non li fermavamo sul Piave. Esattamente, guarda, hai centrato perfettamente il concetto. D'altra parte, le descrizioni della ritirata di Caporetto sono quasi tutte descrizioni fatte in maniera un po' elastica e fatte un po' dal di fuori. Una delle più famose, per esempio, che è quella di Addio alle armi di Hemingway, è completamente inventata. Cioè Hemingway in quel momento non era a Caporetto, non era neanche in Italia quando c'è stata la ritirata di Caporetto, aveva 18 anni ed era ancora un aspirante giornalista, e descrive questa cosa descrivendola il caos. D'altra parte, il descrivere un rovescio militare come qualcosa di caotico è, come dire, paga da un punto di vista narrativo. Sì, insomma, mi viene sì, in mente la debacle, ecco. Mentre la realtà è molto diversa. Insomma, la rotta di un'armata di 650.000 uomini è un fenomeno storicamente molto complesso, con tutta una serie di sfaccettature e di considerazioni che vanno fatte. È ovvio che l'uomo della strada non ha voglia di star lì a fare troppe considerazioni e quindi accetta, per pura fiducia, accetta le descrizioni che gli vengono fatte, le descrizioni sintetiche. Se queste descrizioni sintetiche sono, come dire, mendaci, lui assorbirà un'idea e poi questa idea verrà tramandata che è sbagliata. La rotta di Caporetto è stata una ritirata, in certi casi, decisamente caotica e decisamente rovinosa, per tanti motivi. Però che tutto l'esercito italiano sia andato completamente in bambola è un'idiozia che non passa dalle porte. Marco, come giustamente dicevi tu, insomma, altrimenti al 13 di novembre non li avremmo fermati già, esatto, arrivati al di là del Piave, perché a Molino della Sega erano già arrivati al di là del Piave. Quindi, insomma, anche proprio la semplice logica ci dice che non è andata così. Sulla non oggettività della storia tramandata si potrebbero scrivere veramente dei trattati. Però la io storia della storia. Esatto, ti chiedo dalla mia formazione di giornalista, a che cosa serve, secondo te, questa narrazione così negativa e autofustigatrice dell'Italia? Dove porta questo paese a livello di opinione pubblica? A chi giova? Guarda, io non so dirti se giovi a qualcuno. Secondo me parlare male del proprio paese non giova a nessuno, su un piano strettamente, diciamo, antropologico. Questa cosa ti posso dire come si è formata. All'inizio si è formata per reazione alla retorica patriottarda che durante la guerra e dopo la guerra ha accompagnato la narrazione della guerra, e soprattutto al fatto che D'Annunzio e quelli come lui avevano coniato questa sorta di parabola: Caporetto, la crocefissione di Cristo, il Piave e Vittorio Veneto, la resurrezione. Questa immagine cristologica che è passata poi anche nell'iconografia dei cimiteri di guerra, dei sacrari militari, insomma, a un certo punto è diventata opprimente. Molti in Italia, sai, se uno vuole farsi notare è facile che faccia il bastian contrario: tutti dicono una cosa, io dico il contrario, almeno mi si nota. Ha cominciato così, ma poi c'è stato proprio un periodo fra gli anni 70 e la fine degli anni 80 in cui la storiografia era una storiografia anti-italiana, cioè i nostri storiografi militari spesso e volentieri godevano nel accentuare i difetti che pure c'erano
nella nostra condotta della guerra, e questo fa parte un po' di quell'essere, diciamo, antipatriottici per paura di passare per nazionalisti, che ancora oggi mi pare che in questo paese abbia un certo successo come voga. Decisamente sì, anche perché pensando ai colleghi di Cadorna, specialmente i francesi come ricordavi tu, che di debacle hanno seguito dal 1870 fino in Indocina, insomma, non hanno fatto altro che prendere schiaffi praticamente. Sì, hanno raccattato le loro belle papine. Sì, sì, ma guarda che... Anche gli inglesi con Haig, no? Hai voglia. Sì, Haig poi che era quello che non andava in trincea. Noi accusiamo Cadorna, insomma, di una freddezza nei confronti del destino dei suoi uomini. Haig non andava nemmeno a vedere le trincee, quindi neanche a vedere come erano apprestate, perché non voleva che la sofferenza dei soldati in qualche modo influenzasse la sua filosofia militare. E all'indomani della battaglia della Somme, siamo già nel 1916, un generale inglese, vedendo le trincee della Somme, ha esclamato: mio Dio, cosa gli abbiamo fatto? Vuol dire che non sapeva nemmeno come erano messi i suoi soldati. Quindi da questo punto di vista bisogna tener conto che la mentalità soprattutto degli stati maggiori, quindi non tanto dei comandanti di brigata quanto dei divisionari e poi dei comandanti di corpo d'armata, era proprio quella di fare la guerra sulle carte con le bandierine e di ritenere sbagliato l'andare in corpo revili a vedere come stavano i soldati, perché questo avrebbe in qualche modo influenzato le loro scelte. Era una guerra volutamente asettica, astratta, teorica. Per cui, come parlavi di Haig, ma fosse soltanto lui, se pensi che i due comandanti russi all'inizio della guerra, Rennenkampf e Samsonov, neanche si parlavano perché avevano litigato nella guerra russo-giapponese, poi uno dei due si è suicidato, insomma, all'indomani. Samsonov, se non sbaglio, a Tannenberg, dopo Tannenberg. Dopo la battaglia di Tannenberg, sì. Uno si è suicidato e questi qua non si parlavano, cioè i due comandanti delle due armate del nord non si parlavano. Nivelle, il bevitore di sangue, uno che ha perso 300.000 uomini in un'offensiva e poi se lo sono tolto fortunatamente subito dai piedi. Insomma, la storia della prima guerra mondiale, ma vorrei dire la storia della guerra in generale, è piena di rovesci catastrofici, soltanto che nel linguaggio internazionale solo Caporetto è diventata Caporetto, il che significa che le ragioni non sono militari, ma sono, chiamiamole, mitopoetiche, insomma, sì, cioè, sì. Si è creata una mitologia negativa. Assolutamente, Marco, perché ripeto, non è che in Francia dicano è stata una sedan, parlando del 1870 e poi del 1940. Al contrario, in Francia la disfatta del 70 e poi l'invasione della Francia, non dimentichiamoci che poi i prussiani l'hanno invasa la Francia, sì. È tutta legata invece a una letteratura di resistenza al prussiano, penso a Maupassant, come a Bundeswehr. Solo noi riusciamo, anche quando vinciamo, a sminuirci, ma non lo so, guarda, è un aspetto proprio che forse fa parte del carattere del nostro popolo. Probabilmente sì, probabilmente sì. Marco, venendo ai giorni nostri invece, non ultima è stata imbrattata la statua di Baldissera, che era un governatore che andò a sostituire Baratieri dopo Adua, tra l'altro l'aveva sostituito prima di Adua, Baratieri attacca prima della sua sostituzione. Per la sua sostituzione. Cioè, è proprio questa, la fretta di Baratieri era proprio quella. Di andare ad attaccare. Ma come giudichi da un punto di vista storico, non succede solo in Italia, andare ad abbattere monumenti di personaggi che, senza contestualizzarli, poi sappiamo, insomma, determinate cose, per carità, nessuno si sognerebbe mai di fare una statua di Göring, questo mi sembra evidente, però personaggi che in qualche modo possono essere discutibili, cosa vuol dire da un punto di vista storico? Cioè, ti dico la mia, e che magari mi puoi dire, cioè, secondo me alla lunga si va ad appiattire tutto, e si vanno ad eliminare proprio determinati discorsi storici, andando ad eliminare la memoria. Allora, lì bisogna andare alla radice proprio epistemologica di che cos'è la storia. Cioè, la storia, la nostra storia, diciamo la storia della civiltà occidentale, così sì. Per farla semplice. La nostra storia è un accumularsi proprio geologico di strati, di sedimenti, uno sopra l'altro, e se tu vuoi scoprire qualche cosa di un certo periodo, ricorri a una disciplina gemella della storia che è l'archeologia, fai una carotatura, arrivi fino a quel livello geologico e cerchi di scoprire le cose. Altrimenti ti basi sulle fonti, che sono le memorie scritte di solito all'epoca dei fatti, con il beneficio del dubbio le consulti, tutto questo rielaborato, tutto questo distillato diventa la storia, cioè una somma di memorie diverse diventa la storia. A che cosa serve la storia? Non è vero che serve ad evitare
gli errori del passato, perché gli uomini poi ripetono ciclicamente gli stessi errori. No, ma serve a farci capire chi siamo, a farci capire perché siamo fatti in un certo modo. E guarda, a me hanno posto la questione riguardo alla concessione del cavalierato a Tito. Mi hanno chiesto cosa ne pensavo. Ah, bisogna togliere il cavalierato a Tito. Io sono del tutto contrario di togliere la cittadinanza a Mussolini, il cavalierato a Tito, perché è storia anche il fatto che qualcuno gliel'ha dato quel cavalierato, certo, che qualcuno ha concesso quella cittadinanza. E anche quello parte della nostra storia che non va dimenticata. Per cui io dico, la storia in realtà va conservata tutta quanta, nelle sue testimonianze anche materiali, che sono appunto i monumenti, per permetterci anche di giudicarla male, anche di criticarla, ma non è cancellandola che noi ne cancelliamo gli effetti. Cioè non è abbattendo il monumento dello schiavista che noi eliminiamo dentro di noi il germe del razzismo. Magari fosse così, quest'idea che esistano degli anticorpi di questo genere, ma non funziona così. E per assurdo è ancora più pericoloso, scusa Marco, è ancora più pericoloso perché vai ad eliminare un simulacro che non è altro che un qualcosa di superficiale, ma magari il germe rimane geneticamente all'interno della nostra Marco società. Marco ci ha detto che per te alla lunga si elimina il confronto, di fatto. Esattamente, guarda, il superamento di certe piaghe come il razzismo passa attraverso la civiltà, l'aumento di cultura, l'eliminazione dell'ignoranza, attraverso la rielaborazione. Se tu abbatti la statua dello schiavista del XVIII secolo, vuol dire che dopo 250 anni ti fa ancora paura quella statua. Certo. Vuol dire che tu questo problema non lo hai metabolizzato e quindi non lo hai storicizzato, perché metabolizzare il nostro passato significa scrivere la storia. Quindi è un'operazione, guarda, inconsistente da un punto di vista culturale, dannosa da un punto di vista, chiamiamolo, della civiltà, e da un punto di vista politico condanna chi la fa, perché chi lo fa è un animale, è una bestia, ha ragione il mio collega Barbero, sono degli imbecilli quelli che fanno queste cose, anche perché poi lo fanno in una maniera talmente acritica, per cui vanno a imbrattare la statua di Miguel de Cervantes, senza sapere che era stato schiavo a sua volta, che era stato preso prigioniero ed era finito schiavo per un certo periodo della sua vita. Sono delle cretinate, e purtroppo il problema, credo, di questi anni è un deficit di cultura intesa proprio nel senso di cultura civile. Cioè il rischio è quello di correre dietro a delle mode come questa, che è una moda demenziale, e che porta a fare delle cose che non lo storico, ma il cittadino guarda basito. Ecco. Senti Marco, prima di salutarci ti chiedo a questo punto, perché poi è chiaro che quando si pensa alla storia, allo studio della storia, si pensa anche ai ragazzi e come viene insegnata la storia. Non so se tu hai avuto modo di parlare mai con qualche professore, vedere un po' come viene insegnata la storia. Secondo te viene insegnata nel modo giusto oppure viene un po' relegata rispetto ad altre materie, sottovalutandone l'importanza? Io ti dico quello che spesso mi dicono i ragazzi, cioè che la storia è una materia estremamente noiosa alle superiori. Il che a me fa molto effetto, perché io posso dire, vabbè, magari uno può dire la storia è difficile, la storia è complicata, ma mi sembra una delle discipline, come dire, ontologicamente meno noiose. E quindi se dicono che è noiosa, vuol dire che è insegnata male. E questo secondo me per due ragioni. Una ragione è legata al fatto che i manuali di storia sono quanto di peggio la nostra editoria riesca a produrre. Sono dei patchwork di taglia, copia, incolla, di vecchi manuali con degli apparati, delle cartine, delle mappe che vengono messi lì più per aiutare l'insegnante che per far capire la storia ai ragazzi. È una storia priva di racconto. Storia vuol dire anche racconto. Il non saperla raccontare, il non trasformare la storia in un racconto piacevole, significa non essere più scientifici rispetto al mito omerico, significa non aver capito cos'è la storia. E poi, dall'altra parte, soprattutto nei licei, gli insegnanti di storia sono quasi sempre dei laureati in filosofia, che è come fare insegnare, che posso dire, matematica a un ingegnere. È ovvio che la matematica la conosce, ma non è un matematico, non è uno che ha sposato la didattica della matematica. Quindi la storia è un po', la geografia, senza la quale la storia è difficilissima da studiare, che è stata addirittura cancellata. La storia è diventata un po' così, un'ancella all'interno del curriculum delle varie scuole. È un peccato, perché la storia dovrebbe essere invece il trade union, visto che nella scuola superiore se la menano tanto con la multidisciplinarietà, la storia dovrebbe essere proprio il trade union fra le varie discipline.
invece è purtroppo trascurata. E quindi, guarda, in definitiva è insegnata male, è spiegata male, è concepita male da un punto di vista della programmazione ed è surrogata male da dei manuali che non sono all'altezza. Marco, prima di salutarti ti faccio una domanda un po' da ingenui. I processi storici sono autoprodotti, sono spontanei oppure molto spesso vengono anche guidati, diciamo, dalla politica di turno, ma più che dalla politica, dal potere che in quel preciso momento storico sta governando? Beh, guarda, dei poteri sufficientemente potenti da determinare i flussi della storia esistono soltanto da un secolo a questa parte. Prima certamente la storia veniva preparata da grandi uomini o da grandi movimenti, ma che non avevano il potere in qualche modo di determinare flussi di massa. Oggi certamente è così. È ovvio che, ti faccio, guarda, un esempio semplicissimo, la questione dei no global che alla fine dicono le stesse cose di Soros. Sì. Insomma, ti fa capire come la storia si muova sia sul corso delle idee che sul corso dei progetti di qualcuno. Certo. Io non credo alla Spectre, ai grandi complotti mondiali, però certamente ci sono dei salotti felpati in cui della gente molto potente decide della storia come prima si decideva delle campagne d'acquisto. Si diceva quest'estate andrà il nero, quest'estate andranno i pois, e con lo stesso modo oggi si ragiona su fenomeni di carattere globale, e questo è un grosso rischio, perché prima di tutto perché cancella tutte le identità, in secondo luogo perché mette gli interessi della gente in secondo piano rispetto a interessi privati.